Due giorni fa è stato il quinto anniversario del sisma dell'agosto 2016. I dati in generale riguardo il cratere, quelli dati dal commissario Legnini, parlano di un'accelerazione sulla ricostruzione. A Teramo la situazione qual è? Allora, questa ricostruzione a Teramo, le posso garantire, non è mai partita sulla città di Teramo. E voglio ricordare che Teramo ha avuto i danni maggiori rispetto al cratere Abruzzo. Sui danni lievi noi abbiamo quasi 800 pratiche da dover svolgere e sono appena 130-140 pratiche dopo 5 anni, quindi vi lascio immaginare quanti anni occorrono solamente per i danni lievi e poi parleremo dei danni gravi. L'imbuto è il comune di Teramo, le pratiche si bloccano al comune di Teramo per mancanza di personale. E i dati... A proposito di organizzazione, c'era anche il progetto della cittadella, della ricostruzione al Parco della Scienza, lì si sta andando avanti, a che punto è? È tutto fermo, non ci sono stati lavori, a Rivera, al dottor Rivera, che comunque Teramo deve sempre comunque ringraziare per il suo operato, perché lui sì che dimostra di essere un manager. Era stato promesso che a settembre sarebbe stato messo a disposizione degli uffici e quindi la creazione di questa cittadella della ricostruzione. Dov'è? Non c'è. È tutto, sono solo annunci. È preoccupato anche sui tempi della ricostruzione pubblica? No, lì proprio non abbiamo dati, lì è zero. Lei, se alza la telecamera, potrà vedere tutte le impalcature che vede al centro di Teramo e i lavori in essere sono solamente della Curia, solamente del Vescovo. Il nostro sindaco non è riuscito a far partire nemmeno un cantiere. Noi abbiamo il municipio, importantissimo per un comune. Lui lamenta sempre della burocrazia, c'è il dottor Legnini che gli ha aperto delle autostrade, ma non cambia nulla. Io voglio ricordare, ad esempio, Torricella, operando con la burocrazia, ha ricostruito il municipio da zero. Allora, è la buona volontà e la capacità amministrativa che manca al comune di Teramo.